La Giunta Comunale ha dato l'ok allo schema di bilancio previsionale. Il documento ora approderà in consiglio. Il civico consesso si riunirà dal 20 al 23 giugno in prima convocazione, in seconda il 24 e il 25. Un appuntamento importante, anzi decisivo per le sorti dell'amministrazione, come confermano le parole del sindaco. Sindaco, dopo l'approvazione del bilancio, lei è disposto ad andare avanti indipendentemente dai numeri che avrà? Beh, insomma, come sempre in tutte le amministrazioni, l'appuntamento dell'esame e dell'eventuale approvazione degli strumenti finanziari sono la cartina di tornasole, diciamo, per misurare lo stato di salute della maggioranza che sostiene l'amministrazione. Io verificherò questa situazione. E non escludo nulla, non escludo nulla. Che possa dire qualcuno che io sarei impassibile e impermeabile. Io non sono né impassibile né impermeabile. Sto ai fatti, ho assunto un impegno con la città di Avellino di dargli un servizio. Di dare il mio servizio civico alla città di Avellino, intendo fare questo fino a quando sarà possibile e sarà necessario. E beh, insomma, la prossima settimana sarà risolutiva per quanto mi riguarda, se vedere se ci sono segnali di esistenza in vita del Partito Democratico.